Vasco Rossi. Noi facciamogli un applauso, Vasco Rossi è con noi. Vieni, vieni Vasco. Eccolo qua, Vasco Rossi. Ciao Vasco. È veramente un personaggio incredibile. Intanto è un ragazzo d'assalto. Ecco, un ragazzo che si è fatto da solo, no? Ne ha passate di tutti i colori quando era ragazzino. Io ho letto tutta la tua biografia, no? Quando stavi a casa tua, no? Facevi tanti sacrifici, no? Sei proprio partito ai tempi delle montagne, la mamma che gli faceva da mangiare, i tortellini, tutte quelle storie là, no? È una storia veramente interessante. Ci sono questi ragazzi che hanno tanto cuore, tanto sentimento, anche se sembrano dei gasati. Hai sentito delle ragazze, ha detto mi piace perché è gasato. Un altro ha detto tozzo o tocco, non so che cosa hanno detto. Questi ragazzi qua invece che hanno sofferto, hanno tanto cuore, sono quelli che rimangono, che sono qui per stare con noi per tanto tempo. E allora io adesso, per dimostrarvi che quello che io ho detto è vero, io vorrei che adesso voi ascoltaste una canzone che abbiamo preparato per voi con la collaborazione di Vasco Rossi. La vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno votato per lui e anche a quelli che, pur amando Vasco Rossi, hanno votato per Battiato. Che canzone ci hai fatto? No, più che una canzone ho preparato un potpourri? Esatto, no, una cosa che è in anteprima, proprio, tra l'altro, che è praticamente un'anteprima del disco nuovo che farò, che è dal vivo, no? Un'anteprima del disco che farai, perché voi sapete che lui non incide, lui fa sempre dal vivo i suoi concerti, no? Esatto, il prossimo disco sarà un disco dal vivo, per cui questa è un'anteprima proprio di vari spezzoni di una grossa novità. Ecco, vabbè, esatto. Senti, ma noi adesso guardiamo e poi dopo lo possiamo commentare. Esatto, magari. Ecco, allora, dalla regia volete far partire, questa è una primizia che vi portiamo per gli appassionati e per gli ammiratori di Vasco Rossi. Allora, forza Mario. Ecco qua amici ascoltatori, e credo che dobbiamo veramente congratularci qui con Vasco Rossi, perché questo long playing che preparerà sarà fatto con gli spezzoni presi da questi filmati, perché lui, come ci diceva, vuole fare il long playing solo dal vivo, e quindi siccome quelli erano spezzoni presi dal vivo verrà messo tutto insieme. Questo è il lavoro che tu farai nei prossimi mesi per prepararlo. Hai già deciso per il titolo di questo long playing? E ancora sì, c'è già un'idea, però si cambia sempre idea alla fine. Senti, e quando riprenderai di nuovo i tuoi concerti? Ah, fra un po', perché sono stanco, Vito. Sei fatto 200. Stasera poi sei un po' stanco, pallidino, hai fatto un Sì, sono stanco per il viaggio, ma devo dire che sono anche abbastanza in forma. Sei abbastanza in forma, guardiamo un po'. Ti piaci? Sì. Ok, vedi, ti stanno facendo la roba. Va bene, senti, comunque, credo che sarai ancora più in forma tra un istante, perché, amici ascoltatori, Sorrisi e Canzoni mi ha dato un compito graditissimo. Non è la prima volta che io devo consegnare questo grande, importantissimo trofeo, che come l'Oscar di Hollywood ormai è noto in tutto il mondo, perché addirittura Sorrisi e Canzoni lo consegna ai più grandi cantanti in America, a Los Angeles, e questa volta mi hanno dato il compito di consegnare questo telegatto d'oro a Vasco Rossi come cantante dell'anno. Signori, vogliamo fargli un grande applauso? Te lo sei sudato. Fai una fotografia qui per i nostri amici fotografi.